Playoff prima di questa serie finale per lui, 64,8%, bene ma non benissimo, ma ci sono state anche percentuali peggiori per lui dalla lunetta. Il secondo lo manda a bersaglio, controsorpasso per gli Spurs, ultimi 8 e mezzo del primo tempo. Larry Hughes che gioca infiltrato con la Novocaina a cercare di limitare il dolore della fascite plantare, che è così ben conosciuto da Tim Duncan, che ne ha sofferto l'anno passato. Carico di Gibson per Varejão, attacca Elson, buon lavoro di Elson, il tiro di Varejão sbagliato, altro tocco di Duncan, controlla Elson, apre per Tony Parker, transizione per gli Spurs con Barry che esce nell'angolo, blocco limitato portato da Duncan che vuole ricevere in post passo, taglia Brad Barry che viene seguito a malapena dal suo uomo, poi il taglio dalla linea di fondo di Elson che rimette in ritmo Duncan, tiro da fuori sbagliato e rimbalzo per Larry Hughes. Il controllo del ritmo in questo momento è chiaramente nelle mani dei Cleveland Cavs, che non concedono contropiede primario e riescono sempre a schierare la loro difesa. Duncan stavolta sbaglia l'angolo, ho trovato il Gauskas, buonissima chiusura di Elson e poi ancora Duncan a riscattarsi immediatamente. E per l'ennesima volta da lì sotto non si può tirare, io direi anche non si deve provare a tirare. Scarico per Barry, pick and roll laterale con Duncan, attacca Barry, trova il centro chiuso ancora una volta e questo vale da una parte e vale dall'altra. Il centro è chiuso, se penetri come ha fatto Barry qualcuno trovi sempre, figurati se poi c'è il brasiliero. Assolutamente, stessi principi difensivi di rotazione, quali vedete tutti chiaramente visibili sul vostro teleschermo, eccellente posizione del brasiliano, un solo uomo contro Duncan in quelle situazioni riusciva a prendere il tiro, Shaq di inizio millennio, da lì in poi chiudete. Anderson Varejão favoloso in questa sua prima apparizione in finale, torna Guden sul terreno di gioco, torna anche Pavlovic che prende subito il tiro, rimanendo come si dice da queste parti con i piedi sotto le spalle, è la sua situazione migliore, segna subito Pavlovic, tornano davanti i Cleveland Cavs, Barry a uscire dal blocco di Tim Duncan che poi blocca anche per Parker, doppie uscite con Michael Finley, Parker cerca il centro dell'area, non lo trova, riapre per Barry, a vuoto questa volta Hughes, che è un grande recuperatore di palloni ma non un grande difensore di contenimento. Favoloso rimbalzo di Elson che sta avendo impatto fisico su questa partita. L'isolamento di Duncan triplicato immediatamente, Finley i piedi per terra da tre, il suo tiro se ce n'è uno ma lo sbaglia, il rimbalzo per Drew Gooden, raffreddatissime le mani dei San Antonio Spurs, si creò in transizione tra Hughes e Gooden, attacca Hughes. Il suo arresto è piuttosto laborioso, il tiro anche, ma il primo ferro lo aiuta. A bersaglio l'ex giocatore dei Philadelphia 76ers, 3, massimo vantaggio per i Cleveland Cavs. Time out Popovic. Popovic sta disperatamente cercando uno tra Finley, Ginobili, Parker e Barry che gli metta quel tiro che sta continuando ad andare sul primo ferro. Ed è un tiro che ha scritto pagine importanti nella storia anche recente degli Spurs. 6 minuti 4 secondi all'intervallo, più 3 Cleveland Cavs. Nelle 60 finali NBA precedenti, 16 volte la squadra senza il vantaggio del fattore campo ha vinto gara 1. Di quelle 16 squadre, la metà, 8, ha poi vinto la serie e quindi il titolo. È presto per dire se i Cleveland Cavs veramente avranno una possibilità di vincere questa partita, però la storia dei Cavs assomiglia un po', almeno in sede di presentazione, a quella dei Philadelphia 76ers contro i Lakers. Una stella e poi dei punti di domanda contro una squadra strafavorita, strabituata a quei climi. Ricorderete, presumo, che Allen Iverson ne mise 48 e i Sixers vinsero quella gara 1 per poi perdere in 5 la serie. Complice un blocco in movimento di Horry che fermò l'inerzia dei Lakers, che credo Flavio ricordi particolarmente bene. È un caso di Rajah Bell con movimento a elicottero che dubito possa rifare un'altra volta nella carriera. Però se è una di quelle notti, allora non potete fermare la storia del gioco. La differenza finora è che LeBron James, ovvero sia il clone di Allen Iverson in quella situazione, non sembra avviato a una partita da 48, i punti che ha segnato in gara 5 contro Detroit nella serie di finale della Eastern Conference. James 0 su 6, 2 punti, 3 rimbalzi, fuori ritmo lui, più fuori ritmo di lui, tu nella parte Manu Ginobili che nel 2005, gara 1 della serie finale, giocò un primo tempo molto simile a questo, salvo poi decidere la gara nella ripresa. Popovic ha chiamato un time out di preoccupazione che sentiamo solo in parte.
così frettolosi. Ed effettivamente è la chiave di questa parte centrale del primo tempo, dove gli Spurs hanno affrettato un po' i tiri, tanto per cambiare uscendo dal time out, si va a bussare a casa del 21. Terry per Finley nell'angolo, attaccato e battuto, il recupero di Gooden da Parker che arriva in fondo, pessimo angolo di chiusura della linea di fondo da parte di Drew Gooden, subito rampognato da Larry Hughes. Vero, peraltro come avete notato gli Spurs uscendo da quel timeout tutti con l'extra pass, cioè il passaggio in più per andare a cercare la posizione migliore. Obiettivamente Gooden ha ruotato male e ha cercato la palla da dietro mettendo in difficoltà tutti i compagni. Popovic con la faccia di oh, avete visto cosa bisognava fare? Parker sbaglia, ma la palla gli torna in mano, arriva il teardrop, la lacrima cadente, e stavolta a piangere sono i Cleveland Cavs, perché invece del punto addizionale di Parker arrivano due punti in frutto di un canestro. Parker sale a quota 10 in doppia cifra come Duncan, dentro la palla per il Gaskers, ancora una volta l'ennesima, non si tira di sotto, favoloso passaggio di Parker e Francisco Elton sfoga la sua carica con la schiacciata, subisce il fallo, andrà in un'altra col tiro libero supplementare. Ecco quello che Fabrizio Oberto non può fare, 20 metri di sprint per andare a battere il rientro difensivo dei Cleveland Cavs. Quando non c'è Varejão in campo tutto questo è possibile, infatti Varejão rientra subito insieme al 23, probabilmente con un senso di vendetta. Normalmente in giugno Francisco Elson torna nella natia Olanda per fare vacanze bisboccia con i suoi amici, stavolta ha dovuto telefonare e dire ragazzi mi spiace, a Rotterdam arrivo più tardi. Arrivo più tardi e credo che siano contenti anche gli amici, LeBron c'è e c'è anche Bowen per lui. Pavlovic per Varejão che torna assieme ovviamente a LeBron James, visto il momento del bisogno, ultimi 5 minuti del primo tempo in arrivo, Pavlovic contro Duncan. E ormai ci siamo stufati di dire che lì sotto non si può tirare, ma è chiaramente la chiave di questo primo tempo. Sarà il decimo errore da quello che qui chiamano point blank, ovvero sia sotto misura ma con un traffico diverso. Duncan, dopo un lavoretto di Tonino Parker, tutto da godere. Cosa gli ha detto oltre Don Bean Hurry per farli uscire così dal timeout? Stavolta tocca a Brown ed è evidente. Sentite il pubblico dell'AT&T Center, sono tutti in piedi, non c'è bisogno di dirgli di fare rumore in questo momento. La giocata di Tony Parker per sigillare il parziale positivo degli Spurs, stavolta il tuffo di Varejão non impietosirebbe nessuno. Più 6 Spurs, time out Mike Brown. Il punteggio è basso, 31-25 Spurs a 4-41 dal termine del primo tempo, LeBron James 0 su 6, non saranno buonissime notizie per la ABC, la rete americana che produce le immagini che state vedendo e che ha perso, non solo l'ABC perché prima c'era l'NBC, il 54% abbondante del pubblico che seguiva le finali NBA ai tempi in cui giocava Jordan, ovvero sia il 1998. Ma al di là degli share, al di là dell'audience, sarà il mio entusiasmo facile per la pallacanestro, ma secondo me questa è una serie finale che dà mille spunti e mille motivi di interesse. A proposito, se vi piace l'NBA, a ottobre 4 squadre NBA in 4 paesi, sì, c'è anche l'Italia, con Roma, Boston, Toronto e l'automatica Toronto. Oh Flavio, se Atene piange Sparta non ride, ieri sera l'NBC ha fatto l'1-1. Con la Stanley Cup, il minimo storico per la nota emittente americana. È cambiato lo sport, è cambiata lo sport in televisione, però 1-1 è un po' pochino. Tornerei su un dato di questa prima parte della gara, due sole assistenze per i Cleveland Cavs. La chiave nella serie contro Detroit hanno rimbalzi d'attacco e il numero di assist degli uomini attorno a LeBron e dello stesso LeBron quando incontra gli Spurs, come al solito sono guai. Sono 6 gli assist di San Antonio, 4 firmati da Tony Parker, vanno assieme a 10 punti e 12 sono invece i punti di Duncan. Attacca LeBron James, cerca disperatamente il primo canestro con il 3, ancora Duncan, fa il portiere, altro raddoppio, rotazione di Elson, rotazione di Finley che poi invita in lunetta uno scarso tiratore di liberi come Varejão. Non farà audience perché non fa audience, ma questa è un'azione di un livello di basket difensivo talmente elevato
che è difficile da raccontare senza rivederla due o tre volte. Sì, ed è la conferma che una scala reale batte un re da questo punto di vista. Se ruotano in cinque così è difficile anche per probabilmente il miglior giocatore sulla faccia della terra in uno contro uno, col permesso di Kobe Bryant. Va in lunetta Varejao e sbaglia il libero, però stavolta i Cavs hanno reagito bene a quella situazione trovando comunque il tagliante del movimento senza palla del brasiliano. Varejao ai liberi in stagione regolare al di sotto di quel che è lo standard di eccellenza, 61,6% in questa partita, 3 su 5 che per lui sostanzialmente è una buona percentuale, perché ai playoff è sceso addirittura al 53,1% il giocatore brasiliano che abbiamo visto, e neppure tanto, con la maglia del Barcellona, lo stesso Barcellona che in una fase precedente aveva anche scartato la possibilità di mettere sotto contratto Ginobili e Oberto, e neppure a queste gran cifre qualche scheletro nell'armadio ce l'hanno tutti, eh. Ancora LeBron per Parker, ma non escluderei che in qualche momento Cleveland facesse anche qualche momento di zona. Zona che potrebbe anche essere sfoderata dai San Antonio Spurs, che l'hanno fatta vedere nella partita di gennaio, il 2 di gennaio, un'era geologica fa per quello che succede nella NBA. Parker lavora dal palleggio, blocco di Duncan, triangolo completato da Finley, dentro per il suo numero 21, semigancio sbagliato, si lavora a rimbalzo e la palla è per Larry Hughes, apertura per LeBron James, chiuso Bowen, si fa vedere Elson con grande presenza, in quattro sotto il canestro degli Spurs, e ancora una volta non ce n'è nessuno, parte Parker, uno contro tre, prende il tempo alla difesa, gli esce il tiro, si lotta a rimbalzo, la palla è ancora per San Antonio. Ilga però sta dando grande contributo difensivo, se non deve coprire troppi spazi, è lungo ed efficace negli angoli, e Duncan lo sta soffrendo abbastanza, ha tenuto palla viva qua, tutta la frustrazione di LeBron che è praticamente a 3.42 da non segnare un canestro dal campo nel suo primo tempo di una finale NBA. Cosa di cui soprattutto